se serve questo test. Tu, consumatore, che attesti comunque il mio lavoro, eccetera, dove sei quando io ho tante zucchine? C'è un vuoto adesso, c'è un vuoto che è appunto, che è quella lì, che si chiama piccola distribuzione organizzata, che adesso non c'è. Cioè ce ne occupiamo noi come volontariato con i nostri limiti, e tutto questo vuoto secondo me potrebbe essere tranquillamente riempito all'interno del progetto del DES. Siamo partiti come una delle cose che potrebbe servire il DES, io ho sintetizzato fare incontrare domande offerte. Uno dei problemi è che in genere gli agricoltori hanno il gas, dal nord Italia sull'Italia, è una mancanza di stabilità nei rapporti. Secondo me funziona questa cosa, non stessa parte, se ci smarchiamo un po' dai gas. Non ho la percezione che i gas possano assorbire tutta la produzione che c'è, proprio perché non hanno la struttura per farlo. Allora, piuttosto di snaturarsi, perché è giusto che i gas rimangano così come sono, come sono nati, quindi con l'etica, con i valori, i principi per cui sono nati. Piuttosto di snaturarsi e dire, beh, allora allarghiamo la cerchia del gruppo così riusciamo a acquistare di più, rimanete quello che siete e il DES si cerca di coinvolgere altre cerchie di persone. Sono un po' d'accordo con chi ha detto che i gas devono essere superati, perché dopo tanti anni che siamo dentro questa organizzazione abbiamo subito un rallentamento. Creare una stabilità nei rapporti, noi abbiamo parlato dei gas in particolare, ma si può estendere nella distribuzione e nella vendita. Un casino di problemi di piccoli produttori che hanno le loro produzioni neanche a confine stretto, a 50 metri di distanza dall'altro produttore chimico, il quale spruzzando nei frutteti l'antiparassitario che è in forma micro, sono particelle finissime e fa centinaia di metri. Questo qua si è trovato nell'analisi che ha fatto l'ente certificatore, si è trovato il principio dentro. Siamo abituati a trovare tutto quello che vogliamo in qualsiasi giorno dell'anno al prezzo minore possibile, cioè, e questo da quando siamo nati. Quindi per rompere un attimo questo modello, per notare che ci vuole un po' di pazienza, bisogna appunto l'altra volta dicevamo, bisognerebbe tornare alle scuole. Per me il DES ha anche un significato di una proposta diversa di economia. Ma con dei progetti dove si torna a scuola, dove si crea progetto educativo anche per il progetto formativo, gli orti, ma orti seri, insomma, non solo perché è bello seminare e piantare, anche bello. E quindi lavorare anche su un cittadino nuovo. E affrontare i grandi temi di sviluppo del territorio. Senza avere dei presupposti di sostenibilità che possono generare in maniera continuativa dei posti di lavoro. Secondo me trovo che sia veramente una proposta concreta che dovremmo sostenere questa qua della distribuzione, perché noi dobbiamo battere sull'organizzazione, sulla distribuzione. Quali sono i benefici del far parte di un distretto? Poter avere accesso ad una rete di soggetti, di professionisti, eccetera, ma anche di infrastrutture materiali e immateriali, ma anche di beni condivisi, cioè secondo me sono tutte queste cose che andrebbero un po' messe in lista, perché uno possa dire io tra virgolette consumatore investo in questa cosa, io produttore investo in quest'altra, perché penso che sia un beneficio condiviso. Un ente che finora lavora col volontariato, che è in grado di sviluppare nuovi meccanismi, nuove propulsioni, una parte di queste componenti la potesse fare remunerata, oltre che esserci un riscontro per queste persone che lo fanno, probabilmente sarebbe un miglioramento ancora più ampio per il sistema. Questo problema del lavoro non ce lo poniamo mai per l'altra parte, quindi per gli altri soggetti del DES, quindi tutti quelli che in questo momento stanno facendo tanto volontariato. Il DES può essere un volano per la creazione di nuova economia, sempre sull'agricoltura, voi parlavate di nuove aziende agricole,